ragazzi, ricordate tanti carichi, razzilli, pimpati nel canale, pieni di elettricità, tante news da andare a snocciolare insieme. Però prima partiamo subito con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti nel canale. Grazie di sostenere lo Stivello Magno sempre e comunque. E un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che tanto mi seguono, tra questi il grande Domenico. Ti voglio bene, ti mando un grande bacio. Allora, come vi dicevo, tante news che potrete andare tranquillamente a guardarvi sul link in descrizione di OneFootball che ho messo qua sotto, dove non solo troverete notizie sulla Juventus, ma su tutte le squadre italiane e anche estere, chiaramente non solo calciomercato, ma anche su tutti gli sviluppi delle varie società, eccetera, eccetera. Quindi andate a approfondire il discorso. Allora, stasera ci sono altre news che riguardano alcuni giocatori che sono in ballottaggio tra Inter e Juve, quindi una piccola lotta, se vogliamo, di banda tra Cherubini e Marotta. E non è detto che siano, diciamo, obiettivi dichiarati della Juve, ma di sicuramente sono nel mirino dell'Inter. E parlo di Scamacca e Frattesi, che comunque sono giocatori discreti. Chiaramente Scamacca non è un cannoniere di quelli che faccia 30 gol a stagione, penso ne abbia fatti 10 fino adesso. Frattesi è un nome, che un giocatore che è venuto fuori da poco e sta piacendo moltissimo appunto alle big italiane, tra cui l'Inter e la Juve che vi dicevo. E quindi andremo a vedere gli sviluppi. Chiaramente i prezzi dei giocatori sono altissimi per, diciamo, l'esperienza che hanno a livello nazionale e internazionale, per quello che hanno vinto. Scamacca non viene valutato meno di 40 milioni da Carnevali, pensate, mentre il valore di Frattesi penso sia ancora bassino, sui 10-15 milioni, non penso che valga più di così. Non ci sono, diciamo, numeri esatti di quanto possa valere il cartellino di Frattesi. Ed è un giocatore ancora tutto da scoprire, perché può fare diversi ruoli, può giocare nella tre quarti, può giocare a centrocampo, insomma, abbastanza duttile appunto nello scacchiere di Dionisi. E stasera, tra l'altro, c'è proprio la partita Inter-Sassuolo, in cui molto probabilmente Marotta avrà la possibilità di studiarli più da vicino. E ecco, poi, chiudendo un po' il capitolo calciomercato, perché non volevo tediarvi troppo con le notizie, anche perché non è che ne girino più di tanto, e diciamo, quelle più importanti le abbiamo già dissezionate insieme, le abbiamo già belle scandagliate. Quindi parliamo un po' di Villarreal Juventus, perché tra l'altro abbiamo anche lo slancio in più dopo la sconfitta dell'Atalanta, perché noi adesso siamo a più 3 dall'Atalanta, che deve recuperare col Torino, però tecnicamente, mal che vada, ci troveremo pari punti con, appunto, con i bergamaschi. Però questa Atalanta qua non mi fa proprio paura, è in calo drastico. Chiaramente in questa sconfitta qui ha influito tantissimo anche la partita di giovedì con l'Olympiakos, che ha tirato via tantissime energie di molti giocatori che erano titolari anche oggi. E poi sicuramente Gasperini, con l'espulsione, ha tirato un po' giù il morale della squadra, e che poteva secondo me provare l'assalto alla fine. Però anche con l'assistente penso non abbiano fatto dei grandi cambi per vincerla. Hanno messo dentro Mihaila, hanno messo dentro Pasalic, Pezzella, insomma... Non c'erano dei grandi cambi da poter fare per andare a ribaltarla. La Fiorentina ovviamente ha fatto una grande partita, ha trovato un gol un po' sporco con Piontek, e l'italiano è stato bravissimo a condurla in porto, sapendo delle defezioni della Fiorentina, dei cali di tensione che spesso ha quando si è fatta rimontare dei risultati già acquisiti. E questo veramente è un grande allenatore, secondo me. Chiaramente non ha ancora vinto nulla, non ha dimostrato ancora nulla, però per come ha vinto questa partita, l'ha voluta vincere lui nel modo in cui voleva, studiando l'avversario. Non ha vinto casualmente, come pensa che a volte si possa vincere Allegri. Si vince con la tattica giusta e soprattutto capendo la partita. Cioè, se una partita si mette, diventa maschia, tu devi cercare in tutti i modi di rallentare il gioco, di non fare in modo che la si metta sul fisico, e soprattutto quando vedi che non riesci a triangolare più, a trovare gli spazi, eccetera, a quel punto lì ha senso chiudersi in difesa come ha fatto l'italiano, e tra virgolette rinunciare un po' al gioco, lasciando Piontek alto e a pressare soltanto i difensori dell'Atalanta quando fraseggiavano, ma niente di più. Lì ci sta, perché ha capito che se avesse giocato in quel momento a viso aperto con l'Atalanta avrebbe preso il pareggio, se non la sconfitta. Quindi in questo caso qui, quando è una squadra che non è strutturata per arrivare sicuramente nei quattro posti o addirittura giocarsi lo scudetto, è normale che tu devi rinunciare a una tipologia di gioco per arrivare al risultato. Ma Allegri non ha scusanti, e mi rilascio appunto a questo discorso facendo il parallelismo con la Fiorentina, che senza Vlahovic ha vinto 2 partite su 3, non snaturandosi e soprattutto non cadendo in una ragnatela di risultati negativi, perché ha un allenatore che usa la testa, studia, si informa, si aggiorna. Allegri purtroppo ha questo vizio di essere ancora troppo strafottente e arrogante, lo vediamo nelle conferenze,
E purtroppo, nonostante il materiale umano a disposizione, e sono contento anche che Walter abbia sposato questa teoria, appunto, me lo diceva anche nei commenti, sono contento che abbia visto dei risvolti diversi nell'analisi di Allegri delle partite, perché purtroppo il materiale che abbiamo a disposizione, a parte il valore dei cartellini dei giocatori, gli ingaggi, questa è una cosa a sé, perché se il giocatore in campo non rende per quello che è pagato, ovviamente non puoi fare quello. Però a livello di materiale umano e di caratteristiche tecniche, di capacità dei calciatori, la rosa che ha a disposizione Allegri è minimo studiata per arrivare al quarto posto, ma può lottare tranquillamente con Napoli, Milan e Inter per vincere lo scudetto. Basta, bisogna togliere questo velo di Maya, questo prosciutto davanti agli occhi a tutti, e dire le cose come stanno. Questa squadra è strutturata per vincere, basta. E l'ho detto anche Nedved, e arriva bene, l'ha fatto capire molte volte. Tra l'altro, se non fosse stato chiaro, Agnelli ed Elkan hanno provato a fare questi due colpi, Zaccaria e Vlahovic, per aiutare Allegri, chiaramente in difficoltà. E loro erano già convinti di poter competere per lo scudetto senza Vlahovic e Zaccaria. Figuriamoci dopo questi due innesti a gennaio. E purtroppo l'effetto Vlahovic e Zaccaria sta scemando nelle ultime partite, perché con questi due pareggi un po' scialbi, anche Vlahovic e Zaccaria li abbiamo visti sottotono, andare dietro all'allenatore, andare dietro a questo non gioco, a questo modo di implodere a livello calcistico, che purtroppo non ci può portare da nessuna parte, neanche col Villarreal. Perché martedì sarà una battaglia, sarà una partita in cui prima di tutto non potrai fare tatticismi e speculazioni, perché questi, più rallenti il gioco e meno fai gioco effettivo, e più rischi di perdere, perché questi hanno dei ritmi devastanti, sono abituati alla Liga, e in Liga si gioca di più, così come in Premier. Hanno, penso, una decina di minuti in più a livello effettivi di corsa, di movimento di palla. E quindi se noi andiamo in debito di ossigeno, e in certi momenti della partita questi ci castigano. Non tanto perché sono superiori a noi a livello di rosa sulla carta, perché sono abituati a livello atletico a tenere più minuti. E poi sono abituati a proporre calcio. E quindi quando tu proponi calcio, a livello mentale, hai più energie. È per assurdo, eh? Perché se tu speculi in difesa e aspetti soltanto di non prenderle, mentalmente ti degradi, vai giù. E purtroppo anche il fisico ne risente. È una cosa, lo so che fa ridere, perché non avrebbe senso, no? In teoria tu fai meno fatica, corri meno, speculi e difendi, tieni le posizioni, sprechi meno energia. Invece è il contrario, devi spendere di più. Perché il livello di attenzione, la soglia di attenzione, più arrivi verso il 90esimo, più sale. E se tu fai un errore, lo paghi. Perché appunto giochi per non giocare. Mentre il Villarreal propone, ma non solo loro, anche tutte le squadre spagnole e inglesi propongono, e nel proporre ti vengono idee, la testa si sviluppa, il cervello funziona, va. E purtroppo questo è il discorso, quindi speriamo che Allegri studi la partita col Villarreal in maniera diversa da come gioca in Italia, perché l'ha detto anche lui, col Torino è una partita, col Villarreal ne sarà un'altra. Spero che faccia fede alle parole che ha detto, perché l'altra volta aveva detto: ah, con l'Atalanta è un buon pareggio, ma adesso vanifichiamo tutto se non vinciamo col Torino, e poi ha detto che andava bene comunque pareggiare col Torino. Quindi speriamo che dia un filo logico, è un sequel a quello che dice in conferenza. Lasciate un bel pollicione, ragazzi, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un salutone a tutti, e fatemi sapere chi vuole anche essere ricordato all'inizio video. Ciao!